Salve a tutti! Con questa rubrica cercheremo di scoprire e riscoprire alcuni degli interpreti della canzone napoletana del Novecento. Un'operazione difficile visti i tempi, ma ci proviamo. Se vi dico Tup Tup Marisha, non posso che parlare della grande Maria Paris. Al secolo Maria Rosaria Pariso nasce a Napoli, nel borgo Santa Lucia, il 6 agosto del 1932. Con il nome Maria Paris, debutta nel 1945, all'età di 13 anni, con la compagnia musicale Biancaneve, diretta da Maria De Pascale. Nel 1946 abbandona la compagnia e partecipa alle Piedigrotte e a Mario, Gesa e Cioffi. Nel 1947 sposa Gennaro e diventa la signora Bollero. Nello stesso anno partecipa alla Piedigrotta La Canzonetta e va in scena prima con la rivista Punto e a Capo e poi con la rivista Ora comincia la sventura, insieme ai fratelli Gennaro, Nino e Renato di Napoli. Nel 1948 alla Piedigrotta Cioffi è la prima interprete del brano Scalinatella, scritta da Enzo Bonagura e Giuseppe Cioffi. Nello stesso anno viene scritturata dalla Phonotype, con cui incide i suoi primi dischi e partecipa anche alla Piedigrotta Gennarelli. Nel 1949, al fianco del comico Trottolino, presenta la rivista Se son rose canteranno. Prende parte inoltre alle riviste firmate da Armando Curcio, come Carosello Napoletano e Tarantella Napoletana, che nel 1954 diventerà un film che la vedrà protagonista. Nel 1950 viene scritturata dalla Vis Radio ed è presente alle Piedigrotte La Canzonetta del 1950, Gibe e Rendine del 1951, Rendine del 1952 e La Canzonetta del 1953. Il suo talento viene confermato nel 1953, quando si esibisce alla radio con l'Orchestra Nepeta e vince la Maschera d'Argento come miglior interprete femminile dell'anno. Partecipa inoltre al Festival della Canzone Italiana a Parigi e vince il primo premio con Miss Fumarola di Tito Manlio e Nello Segurini nel 1953. Nel 1955 partecipa al Festival Salernitano della Canzone e vince il Pulcinella d'Oro. Partecipa inoltre a vari festival, come il Festival della Canzone Italiana a Parigi, il Festival Salernitano della Canzone, il Festival della Canzone Città di Roma, il Festival dei Ferrovieri, il Festival Enal, il Festival Canzone del Mare, il Festival di Napoli di New York e il Giugno Canoro della Canzone Napoletana. Ha preso parte a vari programmi televisivi, come Piedigrottissima nel 1957-59, Ngoppallon nel 1957-58, Chistio Paese do Sole del 1959, Canzonissima del 1961-64, Canzone alla finestra nel 1961, Napoli tra cielo e mare del 1964, Ciceranella del 1966. Ha girato i film Tarantella Napoletana di Camillo Mastrocinque nel 1954, Te sto aspettando nel 1956 e Tup Tup Marisha nel 1958. Partecipa al Festival di Napoli in varie edizioni, la prima nel 1954. Nel 1955 vince il primo premio con Le Stelle Napoli, cantata con Gino Latilla e Carla Boni. Nel 1958 ottiene il secondo posto con la celebre Tup Tup Marisha, cantata con Nicola Di Bruno. Nel 1959 ottiene il nono posto con Stamis in Ciucio. Le partecipazioni al festival seguono nel 1959, 60, 61, 62 e nel 1963 partecipa e vince il suo secondo festival di Napoli con il brano Yamea, cantato con Claudio Villa. Nel 1956, secondo il Corriere di Napoli e TV Sorrisi e Canzoni, ottiene il nono posto con Frenesia, cantata con Mario Trevi. Nel 1966 si aggiudica il sesto posto con 100 catene, cantata con Mario Merola.
Nel 1967 ottiene il terzo posto con Pulcinello Core Napoli, cantata con Aurelio Firro, e il settimo con Freve Gelosia. Nel 1968 ottiene il secondo posto con Bandiera Bianca di Vincenzo De Crescenzo, Amleto Alfieri e Lino Benedetto, cantata con Sergio Bruni, il quinto con Meno 10, Meno 5, Meno 4, Meno 3 di Raffaele Cutolo e Giacomo Rondinella, e il dodicesimo con Molevo non molevo di Antonio Moxedano e Antonio Sorrentino. Decide di ritirarsi dalle scene nel 1968, al culmine del suo successo, in seguito a un voto formulato per la figlia. Molti hanno cercato di riportarla alla ribalta, ma da vera credente ha sempre rifiutato, rispettando la promessa fatta. È il 3 maggio 2018, quando, ricoverata all'ospedale Cardarelli di Napoli, Maria Paris, l'usignolo di Napoli, ci lascia all'età di 86 anni. Ci sarebbe tanto da aggiungere, ma il tempo a disposizione è finito. Fortuna che c'è internet! Vi invito a cercare le canzoni su YouTube. Vi invito a cercare nelle enciclopedie che parlano della canzone napoletana e dei suoi interpreti. Per conoscere ulteriori particolari su quest'artista, vi invito a leggere il libro Le dive del fonografo del 2021. Per chi volesse vedere questa puntata ed altre, può farlo visitando i social. E con questo ci salutiamo dando spazio alla voce. E ricordate, la memoria ci salverà dall'omologazione. Penso. Grazie per la visione e alla prossima. State a buon. Yeah, she needs a...